Buongiorno ragazzi, allora, io sto messo così. Stanotte ha stampato il terzo pezzo, ok? Ormai piano piano si completa. Ne manca ancora uno, per cui tutta un'altra nottata più altre 4 notti per il basamento, perché le colonne doriche non partono così, ma hanno un altro ordine, ma questo è un discorso che vedremo poi. Ora, io sto stampando un piccolissimo microscopico, che manco si vede, componente in qualità extra extra fine, che non posso purtroppo farvi vedere perché non è un lavoro che posso al momento farvi vedere, ma vi farò vedere poi. Ci mette 25 minuti e l'ha risolto, e quello ce lo siamo smazzati. Poi appena quello finisce lancio stampa la culla, questa culla qua, la vasca per tenere dentro il motore e attaccare sotto. La stampo veramente in maniera brutale, la stampo senza nessun tipo di rifinitura, né agganci né niente, ci serve solamente per avere qualcosa con cui tenere attaccato il motore sotto e fare una prima simulazione se va bene. Poi direi che partiamo con le prove. È ora di fare le prove, è ora di spargere sabbia per tutto il laboratorio. Prima però devo tagliare l'HPL e vedere se si può tagliare il laser, poi tagliare e disegnare almeno una prima bacchetta di una forma più o meno supposta, non a forma di supposta, ma più o meno pensata, così su cui puoi iniziare a fare dei ragionamenti. Ma bisogna pensare anche all'aggancio tra la bacchetta, cioè il rastrello, e il motore. Ci sono un po' di cose da pensare, un po' cose da fare oggi, però io direi che appena questo finisce lancio la vasca, che ci mette un paio d'ore, stampata proprio in qualità pessima, in realtà ci mette un'ora scarsa se aumento la velocità. Poi andiamo di là e iniziamo, tagliamo l'HPL e poi iniziamo a fare tutti i ragionamenti del caso sul rastrello. Però oggi è il giorno che in teoria vediamo della sabbia muoversi, oppure no. Allora, aspetto che abbia finito il primo layer della scatola, così almeno sto qua a controllare solo il primo layer, dato che ha le intersezioni dei fori per motore, alberino e il resto, e poi me ne vado e vado di là. Fra l'altro, una considerazione interessante: stampare un triangolo, una scatolina triangolare, ci mette molto più tempo che una scatola rettangolare, perché il movimento che deve fare sia sull'asse X che sull'asse Y porta via molto più tempo, quindi questo genere di forme è una pigna in culo. Allora, primo layer andato, lasciamola continuare, poi tra un po', quando arriva il secondo layer, riacceleriamo la velocità. L'ho fatta proprio qualità pessima e probabilmente stopperò anche la stampa prima, perché non mi serve alta tutta quanta. Motore, ciak, si gira. Questa qua è ancora la velocità di ieri, ho solo rifatto un paio di collegamenti meglio e per adesso lo lasciamo così. Fra l'altro, avendo settato il micro step, ora è praticamente silenziosissimo. Mi avete chiesto se ho ordinato la batteria? No, facciamo i conti bene, quando è sotto sforzo e tutto, poi ordino la batteria. Ragioniamo un attimo su questo affare qua, perché mentre di là a fare la stampa ho pensato una roba. Io ho comprato l'HPL, un foglio intero di HPL bianco, nulla di che, nulla di spettacolare. Non è liscio liscio, è un po' ruvidino come mi aspettavo che fosse, perché non mi dispiacerebbe se producesse anche una sorta di rumorino di sabbia, questo anche se in realtà sotto il vetro poi non si sentirà, ma quello è un altro discorso. Ieri ho detto, prima cosa, tagliare al laser l'HPL e metterlo dentro, in modo tale che la sabbia, che la paletta possa girare e la sabbia vada dentro. Il tutto semplicemente perché ho detto, la sabbia se no mi impolvera tutto l'MDF e poi dipingerlo è un bordello. Però io l'HPL non posso fissarlo qua ancora, non posso incollarlo, perché sennò poi è una menata andare a mascherare tutto per dipingere. Quindi ho detto, lo appoggio semplicemente o lo metto con del biadesivo. Ma di fatto a me di mettere l'HPL non me ne frega niente, perché la sabbia ha una bella grana, ok? Perché non è proprio sabbia, sono sassolini per intenderci, è la roba più fine che esista per acquari, e non mi impolvera, quindi potremmo fare le prove benissimo anche senza attaccarci dentro l'HPL. Poi lo tagliamo, ma adesso non serve a niente farlo. Concentriamoci più che altro su motore e innesto della paletta, forma della paletta. Poi oggi, se avanza tempo, affrontiamo anche il discorso dell'attivazione, di come attivare questa roba qua, sempre che imbrocchiamo la forma della paletta e tutto. Ci sarà parecchia progettazione oggi, perché la paletta secondo me non imbroccheremo mai la forma al primo colpo.
Allora, io ho due possibilità per agganciare la paletta al motore. E comunque, parentesi, adesso che ho iniziato a affrontare il discorso dei motori step by step, per quanto io l'abbia fatto in maniera barbara e senza nessun tipo di programmazione, cosa che peraltro non mi preoccupa, perché l'ultima cosa che mi preoccupa è l'eventuale programmazione di un funzionamento del motore avanti e indietro con step graduali, mi stanno venendo un sacco di idee per un sacco di progetti. Però sarà anche il caso che io la smetta di aggiungere progetti alla lavagna. Allora, il motore. Il motore verrà più o meno così. Verrà all'incirca quasi così, per il semplice motivo che noi, io la scatolina l'ho fatta dell'altezza di questo coso qua, ma anche questo spessore qua, perché io voglio che la scatola sia ancorata qua, non che sia ancorata in nessun modo qua, per quanto possibile, perché poi dipende anche da una serie di scelte e fattori. Qua vedo che mi sarebbe convenuto fare questo svaso nella scatoletta e non solo quello, per quello la scatoletta è solamente un proto, però morale della favola, viene qua e quindi sporge di tanto così da lì sotto. Ora io purtroppo non riesco a tenerlo agganciato, sporge così e noi dobbiamo agganciare la paletta lì. E come dicevo, ho due strade. Io ho comprato questi, sono quelli che vanno su qua e hanno due misure, una in ingresso, una in uscita, più i due grani di fermo. Ovviamente non potrà stare qua, dovrà stare un po' più su, e se sta un po' più su mi sporge da quello che sarà il tetto massimo, che non è una cosa che voglio. Se sta un po' più giù devo allargare quel foro lì, cosa che non ho ancora fatto perché aspetto di fare tutte le valutazioni del caso. L'ideale in realtà sarebbe, dato che questo è tutto coeso, attaccare direttamente la paletta lì, semplicemente con uno spessore e un grano di traverso nella paletta, cioè fare la paletta di spessore, mettete che questa sia la paletta, fagli un foro e poi mettere un grano di fianco alla paletta. La paletta presumo che sarà fatta in plexiglass. Presumo, spesso, nero, presumo, sono tutte presunzioni, non ho certezza di niente. Io inizierei a ragionare e a disegnare la paletta. Paletta, cosa fondamentale è larghezza e altezza della paletta per fare ragionamenti. Allora, siccome da qualche punto devo partire, tanto vale partire a caso. Allora, facciamo che la mia... Allora, io qua ho 68 scarsi. Facciamo che la paletta la facciamo un po' più corta, la facciamo 67,5, 67,8, così che lasci un po' d'aria. Ok, poi in altezza, noi qua abbiamo esattamente, se riesco a leggerlo, 29 mm, a cui dobbiamo togliere 5 verosimilmente per il vetro, verosimilmente perché io non so quanto il vetro è spesso. Quindi abbiamo... Ho già dimenticato la misura. Insomma, prendo il computer e mi metto a studiare la forma della paletta e proviamo a caso, cioè non è che posso fare niente, posso solo farla facendo dei ragionamenti sulla paletta. Allora, le varianti per fare sta roba sono pressoché infinite, quindi parto a caso. Bisogna capire quante circonvoluzioni, cioè quante onde si vogliono, quanto sono su, quanto sono giù, se sono distanziate uguali, se no, quanta sabbia sposta, poi un bordello infinito. Per cui non so da che parte partire. Io incomincerei però con una cosa così standard, tutta uguale. Allora, io ho pensato una roba del genere, giusto per partire e iniziare a avere dei punti di riferimento, solo per questo. Non per fare già quello giusto, ma per avere qualcosa da guardare e misurare. Sono circonvoluzioni positive e negative da 10 mm, ok? Poi sono piazzate, praticamente ci sono 2 mm d'aria sopra prima del vetro e poi sono piazzate a 3 mm sotto, quindi in teoria 3 mm di strato di sabbia c'è sempre, il che vuol dire che per riuscirci, secondo me, bisognerà mettere sabbia fino almeno a 8, un centimetro di sabbia lungo tutto va messo, e anche lì poi bisogna fare i conti su quanta sabbia vuole, se ce n'ho abbastanza, se non ce n'ho potrei non aver preso abbastanza sabbia. Di qua invece semplicemente la bacchetta per adesso sta a un po' più giù della mezzeria delle circonvoluzioni, giusto per provare. E questo qua, vabbè, adesso è casuale dell'innesto, poi la forma da dargli è tutto un altro discorso. Ragazzi, ripeto, non c'è secondo me una formula secca per fare questa roba giusta al primo colpo e non se ne parla più, bisogna andare per tentativi. A saper fare delle belle simulazioni a computer, quindi usare Fusion, ma non so neanche se Fusion fa questo, ma applicando anche la sabbia vera e propria, il materiale, la fisica della sabbia, sarebbe indubbiamente più interessante. Ora, per fare la prima prova io lo stamperei in MDF da un centimetro.
e ce lo facciamo andare bene così. È inutile che spreco plexiglass per fare prove su prove. Facciamo una prova così e poi vediamo. Però senza la scatolina non posso fare niente. Purtroppo la colonna ha tenuto occupata la stampante fino alle 4 stanotte, quindi senza quella, senza scatola, non posso neanche montare sotto il motore al momento. Allora Mauro mi fa una domanda: se non mi conviene provare solo metà rastrello, iniziare a provare solo la metà che rastrella. No, in realtà no, perché l'altra parte, quella dritta, fa molto più attrito rispetto a questa, quindi mette molto più sotto sforzo il motore. E soprattutto io devo sempre considerare la sabbia spostata, cioè la sabbia spostata al di là dell'attrito del motore concorre alla formazione delle onde, perché quella che tolgo da una parte si riversa dall'altra per quanto riguarda l'ondeggiatura, quindi anche quello potrebbe inficiare. Se non ne sposta abbastanza la parte che scava, potrebbe non fare l'onda completa in alta, quindi è meglio provarla sempre tutta. L'altra domanda che mi è stata fatta è se non penso che lo spessore della paletta incida su questa cosa. Allora, in realtà secondo me no, cioè non incide, perché andando perfettamente perpendicolare alla sabbia è la superficie frontale che cambia lo spostamento della sabbia, non lo spessore della paletta. Più spessore a livello di fisica, mi viene da dire teoricamente che fa più attrito, perché nella parte che struscia sulla sabbia sotto è più spesso. A livello di design invece questa roba più sottile è, meglio è. Però ci pensiamo poi come fare una lama e quanto spesso farla. Vediamo, iniziamo con quello da un centimetro che mi semplifica l'innesto sull'albero. Poi vediamo, ragazzi, è un viaggio di cui non so né la strada né la destinazione, per cui, cioè, se volete guardare, guardatelo, ma non vi sto mostrando come fare una roba, vi sto mostrando magari mille modi per non farla giusta. Continuo a fare ragionamenti a voce alta sul discorso di prima della parte piatta della paletta che crea attrito. Questa parte potrebbe essere questo attrito potrebbe essere attenuato nel caso ce ne fosse bisogno, sguinciando la parte del rastrello, quindi facendolo andare incontro alla sabbia, non di piatto, ma sguinciato nello spessore, in modo che accompagni e lisci la sabbia, non in maniera secca e diretta spostandola tutta, ma lisciandola in qualche modo. È un appunto vocale più che altro per me durante i ragionamenti. La finitura di questa roba, più sottile è, meglio è, quello è poco ma sicuro, a livello estetico almeno. Allora, bello del laser che ci mette 4 secondi. Ora, questa è la sezione della paletta, almeno la prima paletta di prova. Ora, mi conveniva marcarmi al laser subito il centro. Niente, mi calcolo il centro, faccio un foro da 5 mm per mettere l'albero e poi brutalmente, per il momento, vediamo di mettere una vite, qualcosa per così, che faccia un po' di tenuta sull'albero, giusto per fare le prove iniziali. Poi ripeto, ragazzi, è tutto da vedere, è un esercizio bellissimo, però è tutto da provare. Non penso ci sia qualcuno che abbia una formula di successo già fatta, qualcuno c'è sicuramente, però non io. Allora, il motore, farla girare, la fa girare. Ora l'ho innestata stretta stretta e ho fatto un forellino in cui metterò un grano, ma è giusto per vedere, per tenerla ferma, ragazzi. Ripeto, siccome qualcuno già mi sta ossessionando con della grande teoria, non c'è teoria che tenga, ci sono solo prove, provare, guardare, capire, riprovare. Ora, non c'è niente che tenga fermo il motore, per cui ogni tanto se la viaggia è slitta, però se non altro riesce a tenerla ferma. Se lo faccio andare anche più veloce, ovviamente il motore ce la fa, se ne va in giro anche il motore perché non è fisso, però ci siamo. Per adesso possiamo fare lo zucchero filato. Dai, che ci siamo quasi. Mike ha fatto la sua parte, siamo appena sentiti, presto riprendiamo e finiamo quel lavoro, ragazzi. Un lavoro durato più di un anno, cioè è durato più di un anno quel progetto lì. Ripeto, devo mettermi a fare i taglieri, non c'è un cazzo da fare, non posso fare solo progetti così. Intanto qua sta ultimando il raff della scatolina, è al 68%. Ora, avevo pensato di stoppare prima e terminato così, però vorrei fare il meno variabili possibili sulla versione finale, perché quella si occupa di tenere fermo coeso motore e top ancorandolo al fianco, cioè ancorandolo alle gambe.
E siccome ci sono delle forze in gioco, tocca aspettare, punto. Come aspetto io, aspettate voi. Tanto mi faccio un caffè. Fatevelo anche voi, ci rivediamo tra un paio di caffè. Ragazzi, ma avete idea come starà bene? Quando sarà lì sotto la finestra, in quella posizione lì, più largo quel tanto che basta dalla finestra, di fronte al tavolo e con l'arte messo qua, che risuonerà in tutta la stanza. Io, cioè, non vedo l'ora di piazzarlo lì. Devo solo rifare lo zoccolino, tagliare i plexus, mettere i filtri, montare le casse. Poca roba. Io sono eccitato per questa roba qua, ragazzi. Non ho mai fatto un progetto lungo un anno. Non sono eccitato solo io, è eccitato anche lui che non vede l'ora di pisciare sopra il mobile hi-fi. Tornando invece al lavoro adesso del tavolino zen. Comunque stanotte ho aggiunto 3 progetti alla lavagna. Cioè, non li ho aggiunti, li ho scritti sul mio quaderno, però comunque saranno da aggiungere alla lavagna. Tornando al tavolino zen, mi avete fatto 2 domande. Se metterò tutta la sabbia e poi la toglierò piano piano. No, io conto di mettere sul motore, avviarlo, farlo girare e piano piano andare a versare la sabbia. Perché tanto in teoria si va a distribuire, sempre in teoria. Altra cosa invece, mi state ossessionando tutti con il proteggere il foro dal proteggere il motore dalla sabbia che potrebbe colare nel foro. Sì, è una cosa nella lista da fare e è nel design finale o della scatola sotto oppure nel design finale della paletta sopra. In uno dei due, comunque il motore è sigillato, quindi al massimo va un po' di sabbia nella scatola, ma non dovrebbe. Altra domanda che mi avete fatto invece è perché, non sospettavo lo immaginaste così, ho deciso di fare le onde anziché dei triangoli. Sinceramente è la prima forma che mi viene in mente per disegnare i cerchi. Cioè la forma, l'onda dell'acqua quando cade la goccia. Perché ok che c'è sabbia, ok che stiamo parlando di rastrello, ma non mi viene da fare una roba a triangolo, mi viene da fare una roba a un'onda per creare, come nella simulazione che ho pubblicato nel post, delle onde. Non delle rastrellate e poi ci metto dentro anche le biglie e abbiamo fatto la pista. Per me è molto più zen se facciamo un'onda, che poi sia questa regolare, che sia un'altra, che sia più, quello lì è tutto da vedere. Pensate, si potrebbero fare, se ne troviamo 2 o 3, si potrebbero fare anche intercambiabili. Fare un sistema di innesto rapido che uno mette e toglie e ha un disegno diverso. Ok, mi sono rotto le palle ad aspettare. L'ho stoppato prima, tanto l'unica cosa che cambia in realtà sul finale ora rispetto al, l'ho messo sul tavolino, così siamo, sul carrellana, così siamo un po' più comodi. L'unica cosa che cambia realmente dal finale è la dimensione dell'altezza, che rimane un po', l'ho messo al contrario, che rimane, cazzo, fitta perfettamente, che rimane un po' più basso, però tanto io non lo devo fissare al cerchio perché non voglio bucarlo, quindi lo devo morsicare qua ai fianchi con delle clamp. Minchia, ma come fitta, porca. Allora, mettiamo sul motore. Io partiamo con quello piccolo che se va bene questo, dentro abbiamo un sacco di spazio. Poi in teoria qua deve essere ancora più alto. L'ho proprio stampata a raff, a dire poco questa stampata. Allora, delle vitine per lì. Delle vitine, eccole qua. Le vitine. Metto sul motore, iniziamo il test. Finalmente si inizia a testare qualcosa. Tasta attesa mi rompe solo le palle. Avrei bisogno di qualcuno che venisse a lavorare con me, stesse su di notte e stampasse le cose che mi servono di giorno. Un po' come faccio io per quelli per cui lavoro. Ho un problema. Non mi arriva il perno. Potrei allargare il foro di questo, ma in realtà il perno non mi arriva perché io la scatolina ho fatto molto molto spesso il fondo. Per non ristamparla potrei... Perché io non ho previsto questa cosa qua, perché pensavo di usare questo, poi invece ho fatto questo tipo di design. Cosa possiamo fare qua? Allora ragazzi, fare questo coso sarà più un casino di quello che avevo immaginato, però potremmo iniziare a fare delle prime prove e poi fare dei ragionamenti. Un paio di problemi non previsti, però adesso li vediamo. Allora, ho dovuto eliminare la scatolina.
e fissare direttamente il motore sotto qua, un po' per la lunghezza dell'albero e un po' perché all'interno della scatolina faceva veramente tanto rumore. Però questo non è il problema. Adesso non sto indagando quella strada lì, né sto indagando di allungare l'albero, né altre menate. Stiamo solo provando la strada della sabbia. Ho fatto quattro fori qua svasati per fissare il motore, l'ho fissato solo in due, va bene così, per ora ci accontentiamo. L'altro problema che non avevo previsto è questo, che il peso di qua è molto più di qua e quindi questa potrebbe non rimanere perfettamente dritta, il che non ci andrebbe bene. Però da qualche parte bisogna partire, per cui adesso almeno che c'è e non tocca da nessuna parte, partiamo e vediamo. Che poi c'è anche ci vuole una perfetta perpendicolarità tra l'albero del motore e il piano, perché sennò questa roba da una parte scava, dall'altra lascia su. Parecchie incognite, però vediamo, se non altro questo mo gira. Fa ovviamente più rumore perché vibra attraverso il piano, però quello ci pensiamo dopo, perché la sabbia potrebbe ridurre il rumore o comunque potremmo mettere qualcos'altro. Io direi di fare la prova con la sabbia. Allora, la prova con la sabbia, io direi che mi conviene versarla dentro poco alla volta. Cioè prenderne un po', iniziare a versarla e vedere cosa succede. Come farvi vedere tutto ciò? Potrei fare una live come fa il califfo, ma io non sono folle come lui da leggervi i commenti in live, quindi direi che niente, faccio una ripresa, faccio le mie cose e poi ve la faccio vedere un po' velocizzata. Però, sabbia. Saltiate in massa, qualche considerazione sparsa in ordine completamente casuale dai primi ragionamenti che mi sono venuti osservandolo. Funziona solo con l'esatta quantità di sabbia. L'esatta quantità di sabbia è in relazione sia alla forma del rastrello ma sia dalla potenza del motore, punto. Seconda, più curve ci sono meglio è. Terza, il rastrello l'ho fatto alla metà dell'unione dei due cerchi, cioè dell'onda, della sinusoide, sullo spaccato della sinusoide, ma non riempiendoci totalmente di sabbia e non facendo curve così alte, poi il rastrello ovviamente non rastrella e non riesco ad aggiungere abbastanza sabbia perché il motore non è abbastanza potente da fare un solco per tutto quello spessore. Quarto, non è altresì necessario avere delle curve così pronunciate perché non devono essere delle onde giganti, già così, per quanto lui prenda in realtà, vedete, quasi metà della curva, sembra, prende quasi, fa un solco di quasi metà della curva, sono belle lo stesso, sono già belle da vedere, perché il chiaro scuro e le ombre che fa questa roba qua, poi adesso ci sono anche delle luci sparatissime, compreso quella fulminata, già fanno il loro effetto. Quinto, se sono arrivato a 5, non mi ricordo più. Lo spessore della bacchetta influisce tanto sull'attrito, non poco, perché ovviamente strusciando anche sotto influisce molto. Sesto, cos'altro avevo notato? Ah, più lento va, meglio è. Questa che è la velocità più lenta, allora questa è la velocità con cui l'ho provato io, che non è questa, ma è questa. È fin troppo veloce. Più lento va, meglio è. Deve andare lentissimo, deve produrre i cerchi in maniera lentissima, anche perché se noi qua adesso provo io
a fare così, se produce i cerchi meglio è, cioè più piano li produce. Devo provare l'altro motore, che non mi ricordo però da quanti di che potenza ha. 7 sarebbe bellissimo se non si vedesse uscire la curva da fuori, ma non è possibile, perché per quanto dal fronte possiamo pensare di pensare che la sabbia spostata la nasconda, una volta che passa c'è e si vede e non si può fare niente. Io proverei prima di un'altra forma di bacchetta l'altro motore, col casino che adesso c'è dentro la sabbia. L'altro motore è potente il doppio, perché questo è 23 newton centimetri, l'altro invece è 42, per cui è quasi il doppio. Mi andrà, avrò il laboratorio pieno di sassolini. La sabbia è giusta per colore, è giusta per grana, è giusta perché fa, è giusta. Questa è l'unica cosa che penso su cui non avere dubbi, penso. Ottava o nona, non mi ricordo, considerazione. L'intuizione di lasciare la bacchetta con uno spazio ai fianchi è giusto per far che si ammucchi la sabbia. Allora, questo è il motore più potente, lezione imparata, ho tappato le teste delle viti, perché se mi si infila all'interno della puntina la sabbia poi non la tolgo più. Come vedete gira e c'è tanto spazio al centro, perché spazio al centro ce n'è. Comunque il rumore mi avete detto che si può ridurre cambiando il driver con uno migliore. E va bene, e lo vediamo, perché adesso, vabbè, fa rumore anche perché è proprio attaccato qua. E vabbè, quello lì, il rumore lo ci penso poi. Io stamperei, cioè taglierei al laser un'altra bacchetta, stessa forma, ma un paio di millimetri più bassa. Perché se questa fosse un paio di millimetri più bassa, già basterebbe a ripulire di più il tutto, perché comunque non proprio che tocchi il fondo, però almeno che sposti la sabbia. Molto lenta, a me piace di più, eh. È che molto lento non è fluido questo. L'altro motore lentissimamente è fluido, questo invece da lento non è fluido per qualsiasi combinazione io metta qua. Vabbè, stampo, taglio l'altra bacchetta. Sapete cosa c'è? È complicato l'avvio di questo affare, non nel senso che fa in tempo, cioè fa fatica a partire il motore, ma adesso che di fatto lui di qua liscia più o meno, adesso come vedete non c'è nessuna sabbia accumulata né davanti a quello né davanti a quello piatto. Se io però vado ad aggiungerla sperando di non fare un casino, tipo qua dove non sta praticamente facendo solchi, vedete che non fa in tempo, io vado ad aggiungerla qua davanti dove non fa solchi e adesso i solchi li fa, poi passa lui, la spazza via, quindi lì torna basso e qui adesso i solchi non li farà più. Questa qua ammucchiata qua davanti piano piano viene persa e non è più lì davanti, viene ridistribuita. Il rapporto tra quello e quello è fondamentale, non è solo abbassare quello, ma anche quello deve avere un rapporto diverso. Come sospettavo, il rastrello necessita un casino di prove. Comunque rispetto a prima ho dovuto togliere della sabbia, ma la sto man mano aggiungendo per cercare di capire. È complicato metterla assieme, una volta che è setappato, diciamo, lui va. Il problema è che per spostarla va risettappato un'altra volta. Però almeno adesso quella dietro più o meno liscia e quella davanti scava, poi non in maniera regolare come vedete, però bisogna ragionarci. Ecco, l'ho fermato perché là è perfettamente solcato, qua è perfettamente liscio, tranne la zona centrale che fa un po' più fatica. Poi sarà da risolvere anche questo problema, che questo affare non deve avere questa forma. Io voglio fare una prova abbassando questi. Vedete che lì non tocca? Cioè lì scava ma lì non tocca? Facciamo il Mark 3 di quello. Anche se poi vorrei provarne uno di uno spessore più sottile, che poi non so come fissarlo sopra. Comunque alla lunga, messa la quantità giusta di sabbia, questo affare è autoregolabile. Uno di voi mi ha appena chiesto
cosa succede nel caso uno urti il tavolino, sempre queste rotture di cazzo, come se uno dovesse pensare a tutte queste cose qua, che si autoristribuisce, si ammucchia da un lato, poi gira che ti rigira, si distribuisce da sola. Comunque confermato che esiste un driver, il TMC2209, molto molto più silenzioso di quello, ma molto più silenzioso. Prove, vi spiego cosa ho capito e il problema che ho, che è comunque un problema momentaneo. Allora, vi dico prima il problema. Per come è fatto adesso questo, il supporto che va a contrasto qua, si infila sotto la sabbia, lo alza e quindi poi cambia il punto di appoggio di quella parte e dell'altra. Questo va risolto stampando in 3D un cono in modo che la sabbia possa scivolare sopra e andare giù e poi si incastri sopra la bacchetta. Non ci vuole una forma così. Poi ho fatto un po' di prove di forme diverse. Ok, prima ho alternato questo, poi ho alzato e abbassato questi qua, ho alzato e abbassato questi e ho capito una roba: non serve questa frequenza ossessiva nelle cose per avere dei bei cerchi e non serve soprattutto che questo abbia questa forma per fare le onde. Perché di fatto ci pensa la sabbia stessa, una volta scavata per come si muove, ricade, fa le onde, quindi una frequenza del genere va bene. L'altra cosa che ho capito, che invece è un po' più ostica, è che per funzionare bene questo affare qua, vedete che qua adesso è liscio, poi scava, poi torna ed è liscio, ci vuole un casino di sabbia, ma un bordello, tipo che ne ho messi 4 kg e un pezzo, e ancora non basta, perché come vedete adesso già qua non sta più appiattendo perché scivola verso di qua la sabbia, quindi deve essere tutta satura. Bisogna trovare la quantità giusta di sabbia di saturazione perché il giochino funziona fin tanto che qua davanti al rastrello piatto c'è della sabbia in accumulo. Quando non c'è sabbia in accumulo, lui non riesce a lisciare bene. Dove invece c'è, come vedete, funziona alla grande. Ora la forma lì è per capire una cadenza, ma soprattutto per capire la parte che deve scontrare la sabbia, perché meno superficie c'è, come c'era adesso lì, vedete che ogni tanto si incrania, come c'era superficie lì, meno superficie c'è, fammelo stoppare, meno superficie c'è lì, più fa il solco bello, più è facile che vada avanti, più crea qua il mucchio che serve, mucchio che tende ad andare verso l'esterno, ovviamente. Per cui bisogna anche pensare anche a quella parte lì. La forma qua, ripeto, è provvisoria, è solo per capire. Qua non è ancora saturo perché tipo qua è vuoto, quindi tende a colmarsi e piano piano vedete che il centro tende a non appiattirlo più, mentre l'esterno lo appiattisce. Ora però non ho capito che cazzo è questo tac tac che c'è di qua. Altro ragazzi, ho acceso il laser, ho tagliato un pezzo di MDF e non ho acceso l'aspirazione, per cui mi sono riempito di fumo. Ah, sono i piccioni della merda, ho capito. Dicevo, ora però mi è venuta voglia di fare un'altra prova. E se anziché, che è una prova, se anziché lisciarlo da una parte e circolarlo dall'altro, usassimo una cosa così, cioè a bacchette sia di qua che di là, ma alternate. Quindi dove fa il solco, dall'altra parte fa il solco nell'altro modo. Non ho idea di cosa succeda. Magari non è neanche percettibile. In teoria questa bacchetta, se questa fa il solco qua dove l'ha fatta, quell'altra la fa di là e vanno via via inseguendosi. Però se non è abbastanza cadenzata da spostare la sabbia a coprire l'altro solco, non si vede il giochino. Però è una prova che voglio fare adesso. Ok?
ho messo questa. L'altra questione è questa. Questa bacchetta, che è di prova, è una bacchetta stupida di prova, perché l'MDF tende a piegarsi in questo senso e quindi non fare i solchi come si deve. Quindi adesso faccio questa prova qua di questa qua, tanto per vedere che effetto fa, ma secondo me non produce l'effetto voluto perché non sono cadenzati giusti, e per essere cadenzati giusti vuol dire che devono stare sì quelli a metà di quelli, ma in un rapporto che sposti abbastanza sabbia. Neanche gira. Ciao, lo vedo a mano che faccio prima. Infatti, vedete che fa solo il doppio cerchio perché non sposta abbastanza sabbia. E comunque no, è ancora più bello l'effetto quando da una parte liscia e dall'altra scava. Questo era proprio solo uno sparo del buio. Ora, quello che voglio fare cos'è? Devo fare la prova con una bacchetta migliore, anche perché questa bacchetta è molto spessa e quindi i grani si incastrano sotto, il che crea casino. Però per adesso quella che ha funzionato dentro è la Mark, ha funzionato meglio, è la Mark 5, in cui ci vuole però tanta sabbia, però deve essere meno spessa e non deve essere fatta così dal centro. Devo pensarci ancora un po', e comunque serve un motore bello potente. Sto usando quello da 42, ok, ma secondo me servirebbe ancora qualcosa di più per poter spostare tutta questa, perché fa un bel attrito la sabbia comunque. Allora, uno di voi mi chiede se sono sicuro che vada bene questo tipo di sabbia, perché c'è una regola. No, allora, io ho scelto questo tipo di sabbia, che poi non è sabbia, ma sono sassolini. Sto tornando di là perché devo stampare delle cose in 3D, ma qua fa troppo freddo per progettare. Io ho scelto questa sabbia perché sono sassolini. Certo, complica un po' le cose. Più attrito, più incastro nei bordi e tutto, però l'effetto, secondo me, è migliore della sabbia rispetto che qualcosa di piatto e spalmato. Si può anche provare con la sabbia, si può arrivare a provare con la sabbia, tanto quella la trovo reparto di zabrico, ma non è che mi serve granché. Allora, un pignone così centrale messo sull'albero, dove l'albero si incastra e poi nella feritoia si incastra al plexi per 8 mm e poi vabbè, fa tutto il disegno alto esattamente come era alto tutto il pettine, quindi poi va ridotto la dimensione qua del pettine, dovrebbe salvaguardarmi da infilare sotto la sabbiolina, perché va su di qua e poi in teoria cade giù di qua, fissato e spinato così. Ora, io, va bene che so fare i filetti, ma non ho idea che filettatura, a parte che cazzo faccio il filetto, che la stampante poi non me lo fa il filetto, non così, non in questo. Filetto nel buco, a volte mi illudo di avere i mezzi produttivi di Tony Stark, non è così. Allora, va bene, accendiamo la stampante e stampiamo anche questo. Comunque ripeto ragazzi, non è detto che la sabbia sia giusta, magari faccio anche una prova con l'altra sabbia, vediamo, tanto a quel punto basta una sabbia finissima qualsiasi, perché fa meno attrito, perché è più rotonda, perché... Va bene, e la fase di sperimentazione sarà lunga su questa roba qua, ma ve l'avevo detto. Se non va bene, taglieri. Allora, facciamo il punto. Che ore sono? Facciamo il punto adesso. Il pignone, per così dire, funziona. Ora, io ero convinto il plexi fosse da 5 invece da 4, quindi io ho dovuto mettere una fregnaccia così. Però funziona, nel senso che protegge bene dalla grana dentro. Il plexi invece è un materiale che non va bene perché è troppo flessibile. Io pensavo che la flessibilità fosse un valore aggiunto, nel senso opponeva un po' di resistenza, poi appianava tutto e poi piano piano trovava il suo giro. Ma in realtà è diventato un tavolo vibrante che la spara ovunque perché non è abbastanza duro da contrastare. Quindi il plexi così non va bene. Cos'altro abbiamo capito oggi? Che il tipo di sabbia che mi sono fissato di usare, cioè questa qua in granellini, potrebbe non andare bene. Potrebbe essere che ci voglia della sabbia più fine, normale. Qualcuno mi ha proposto il borotalco. Ragazzi, non voglio neanche che tutto poi si vada in aria e si attacchi al vetro sotto o che soffra l'umidità. Questa aveva
un bel punto di bianco, una bella luccicanza e soprattutto una metricità che la sabbia fine fine non ha. Però indaghiamo ancora. Lato motore, ci servono sicuramente gli altri driver, quelli più silenziosi. E vabbè, basta comprarli. Ci serve probabilmente un motore più potente. E vabbè, basta comprarlo. Delle misure che va bene, ce n'è solo uno da 60. Questo è da 43. Andiamo su di della metà, non è male, però vediamo, aspettiamo a comprare il motore. La forma del rastrello è tutta una roba da vedere e da capire, tra l'altro facendo la prova sul trasparente sono sicurissimo che non deve essere trasparente, cioè deve avere un suo corpo quell'affare lì, in accordo anche con il pignone, ma adesso sono tutte prove rough così, ragazzi, per cercare di iniziare a inquadrare il problema e capire in che direzione muovermi. L'ultima cosa che abbiamo capito è che sono un maledetto coglione e ficco sempre il culo nei calci e mi metto a fare dei lavori assurdi che non dovrei fare quando potrei tranquillamente continuare a lavorare di notte le mie ore e poi di giorno starmene sul divano come tutti quelli che lavorano di notte. Detto questo, io ora stacco e mi metto di là a pensare, perché a volte mi devo solo fermare, fissare il vuoto come un matto e pensare. Domani mattina non ci vediamo, non so se ci vediamo il pomeriggio, perché domani mattina sono alla zecca. Per cosa? Ve lo dirò poi. Che poi tutte le volte veramente a me mettono un'ansia questi progetti. Io già lo vedo finito, non so come arrivarci, mi prende l'ansia, la fregola, come se manco, cioè, come se poi se non mi venisse e decidessi di piantarlo qua, a chi devo rendere conto? A nessuno. Quindi che cazzo mi ansio a fare? Ci vediamo domani. Mi state proponendo 2,5 milioni di sabbie. Il discorso è lo stesso di tutti i lavori, di tutti i progetti. Un punto fermo del progetto deve rimanere. La mia volontà di usare una sabbia così a grane grosse a sassolini è perché di fatto nei giardini zen, non quelli automatici che girano, ma quelli manuali, la sabbia ha grana grossa, cioè tanto di rastrelli a mano, per cui è tipo quarzite molto, molto grossolana, perché è quello che deve dare l'effetto. A prendere una sabbia più fine faccio sempre in tempo, però vediamo di spingere un po' di più e vedere se si riesce a usare questo tipo di sabbia, che io preferisco perché è più materica e soprattutto perché essendo molto vasto non posso mettere dentro una splafonata di roba, tipo qualcuno mi ha proposto lo zucchero di canna magari.